pomeriggio lavoreremo in gruppi, sarete divisi in tre province, salvo la provincia di Genova che è più numerosa, che ha un numero maggiore di iscritti, per cui sarà divisa in due lavori. Cosa faremo? Allora, ragioneremo insieme su possibili definizioni di alcuni termini che sono diventati di uso molto comune, di cui appunto, come dicevamo stamani per altro, forse si è persa un po' l'attenzione, cercando di darne in primo luogo una definizione generica che riteniamo essere corretta. Poi però quello che vi chiederò di fare è di andare a leggere in gruppo questa definizione in gruppo, rileggerla e valutarne alla luce della vostra esperienza d'aula, della vostra esperienza di docenti, quali possono essere i punti di forza, i punti di debolezza e le linee di sviluppo che questo concetto può avere stante quella definizione, stante la vostra esperienza. Alla luce di questo vi chiedo di provare a riscrivere questa definizione, vedere se deve essere modificata oppure se quella che avete buttato giù in linea teorica già secondo voi andava bene. Questo perché? Perché proviamo a dare una definizione operativa di questi concetti, perché molto spesso, allora, intanto una piccola premessa che prendiamo al volo, vi do ora invece che dopo, sul proseguo dei lavori. Allora, come mi piace lavorare, provo a lavorare. Allora, il meno possibile in questa forma, cioè io che parlo, voi che ascoltate. Perché? Perché comunque apparteniamo allo stesso mondo da due prospettive diverse. Voi state in aula, io no. Quindi io casomai ho tempo di vedere quali sono le ultime cose che escono, leggermi l'ultimo DALIS, gli ultimi report, eccetera, eccetera. Però quindi posso darvi delle informazioni, posso dirvi cosa succede in altre parti del mondo, posso dirvi che cosa banalmente, oppure no, tanto banalmente, ma che cosa fanno casomai i vostri colleghi a Palermo, però cosa succede in aula lo sapete voi. Quindi quello che vorrei provare a fare con voi è un percorso non tanto di formazione stricto senso, ma di ricerca formazione, cioè un percorso in cui, come vi propongo poi di provare a fare con i vostri ragazzi, cerchiamo di costruire qualcosa insieme. Io vi metto a disposizione quello che posso, voi mettete a disposizione il vostro gruppo mette a disposizione, ciascuno di voi mette a disposizione quello che può la sua esperienza nel gruppo. Dopodiché i gruppi, a conclusione di oggi, poi troveremo le modalità comunque per condividere tutto il lavoro che abbiamo fatto nei gruppi, si appunto condividono quello che hanno fatto, lo mettono in circolo in maniera tale che l'esperienza di ciascuno diventa esperienza di tutti e che si esca da qui con un pezzettino di riflessione in cui ciascuno ha messo quello che gli permette di fare, di rendere questa riflessione utile per il proprio lavoro e così facendo ha arricchito anche la riflessione di tutti gli altri. Quindi questa sarà la modalità in cui lavoreremo. Per chi si aspetta che continui anche per i prossimi incontri a mettervi lì con le slide e a raccontarle, no. Quindi ogni tanto qualcuno di questo si lamenta, ve lo dico prima, così non vi lamentate dopo, lo sapete già, lavoreremo in questo modo. Creeremo appunto queste definizioni operative di cui vi ho parlato. Partiremo da quello che appunto che definiamo, che valutiamo come ipotesi definitorie valide, e poi andremo a dare delle definizioni che ci servono per lavorare. Perché comunque quello che voi fate in formazione vi deve servire sì oggi per avere anche un accrescimento culturale, però anche per essere usato domani in aula, perché altrimenti per voi poi ha poco senso, può essere lì per lì, ma non vi è poi per voi. Allora, a questo punto quali sono le definizioni che andiamo che troviamo a tracciare? Didattica attiva, metodologie attive, laboratorio e didattica laboratoriale. Perché? Non c'è una gran differenza tra laboratorio didattico e laboratoriale. Boh! Sì, no, forse, se andiamo a vedere in letteratura, in realtà il laboratorio è una cosa che viene definita ampiamente, appunto abbiamo definizioni che datano più di 100 anni, possiamo anche farle andare a ritroso, più a ritroso, andando a guardare alla bottega e al ruolo dell'apprendistato, eccetera, eccetera. Didattica laboratoriale è un termine che è molto usato, è abbastanza nuovo. Quindi, vediamo, sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa, sono interdipendenti,
sono due sfaccettature di uno stesso concetto, oppure si declinano in maniera diversa. Andiamo a vedere insieme. Stessa cosa per la didattica attiva, che si parla di attivismo, didattica attiva, scuola attiva. Parto da Dewey e arrivi, parto, passo da tutta una serie di illustri pedagogisti e pedagoghi che arrivo fino ad oggi. Allora, cerchiamo di vedere cosa di questo, al di là di slogan e parole d'ordine, può veramente essere utile. Partiamo da due definizioni che legge, di cui leggiamo appunto delle parti insieme, e dopodiché ciascun gruppo avrà questo format più un po' di letteratura, un po' di letteratura più datata, nel senso ci siamo leggiamo le definizioni di laboratorio che hanno Baldacci e Fraguri. Dopodiché andiamo, perché quelle sono definizioni in qualche modo un po' più confezionate, noi invece andiamo alle origini di queste definizioni e vi do due pagine di estratti di Dewey e Brunner, in cui si butta qualche base, quello che poi si buttano qua, si buttano un po' tutte le basi, di quello che poi va a creare queste definizioni. Perché quello che vi invito a fare è prendere queste definizioni, appunto, che vedremo insieme di Baldacci e Fraguri, sulla base di queste sintetizzare quella che ritenete una definizione giusta e valida per la vostra esperienza, analizzarla alla luce della vostra esperienza, rileggere a quel punto tutti insieme queste due paginette di basi che hanno dato origine a questi concetti, su questo, alla luce di questo, della vostra esperienza e delle origini filosofiche di questi concetti, a vedere se la prima definizione che avete dato regge o se è necessario rivederla e dare tutto. A questo punto ciascun gruppo, per voce di una persona, ci racconterà il resto dei colleghi come hanno lavorato. Come lavoreremo? Lavoreremo cercando appunto queste definizioni che abbiamo dato di tenerle alla base del lavoro che seguirà. In particolare, noi andremo a lavorare sempre sull'idea di portare in classe un tipo di didattica che sia attiva e lavorativa. Lavoriamo sull'idea di laboratorio. Che cosa faremo? Oggi abbiamo facciato questa prima definizione. Dopo lavoreremo su tre fuochi, che sono anche tre step, per provare a attuare una didattica laboratoriale. Che sono? La progettazione, la documentazione e la riflessione. Questi dovrebbero essere elementi di un percorso ciclico, per cui noi faremo, diciamo, uno stint, che quello che spero è che possa servire per rifarlo poi via via autonomamente. Quindi, per progettare, che cosa faremo? Io intanto vi metterò in piattaforma una struttura per la progettazione e ciascuno di voi vorrei che già cominciasse a provare a progettare una unità formativa, un intervento, perché un'unità formativa, una situazione di apprendimento. Perché l'unità formativa si può portare avanti anche in posizioni, ha una sua ciclicità, ha una sua dimensione. Non abbiamo il tempo materiale per seguire questo percorso, quindi proviamo a concentrarci su una situazione di apprendimento. Prendiamo questo pezzettino che abbiamo montato dal machine e concentriamoci su quello. Vorrei che ciascuno di voi già cominciasse a riflettere e a buttare giù la progettazione di una situazione di apprendimento, in maniera tale poi da confrontare quando saremo in presenza, perché cosa faremo? Prima incontro, ci concentreremo sulla progettazione che avete fatto e cercheremo di capire quali sono i tratti che rispondono alle definizioni che abbiamo tracciato. Poi le vedrete insieme, cercheremo per dipartimenti, per discipline, vedremo un attimo, data la vostra composizione, che cosa è possibile fare, come organizzarci. Questo nella prima parte dell'incontro. Nella seconda parte dell'incontro cercheremo di vedere insieme, impostare. Io chiaramente vi preparerò le basi, però di rivedere insieme, impostare regole significative rispetto alla vostra
esperienze, quello che volete mettere in pratica, degli strumenti di documentazione di questa esperienza. Una volta fatto questo, poi quello che vi inviterei a fare è documentare la vostra esperienza. Documentarla in che senso? Però gli strumenti che andremo a fare sono strumenti che testeremo, sono strumenti che dovrebbero servire per una riflessione, sia per un'autoriflessione che per una riflessione con i colleghi, per una riflessione condivisa rispetto alle vostre pratiche. Quindi quello che andremo a vedere è poi se questi strumenti, intanto cominceremo a parlare, buttarli giù, li perfezioneremo per il secondo incontro. Secondo incontro in cui avremo dato una struttura a questi strumenti, voi li utilizzerete. Perché? Perché poi attraverso questi strumenti andrete a fare una riflessione sulla vostra pratica e la riflessione sarà l'ultima parte, l'ultimo incontro si avverrà attraverso appunto una condivisione fra pari della vostra riflessione sul vostro percorso. Percorso che ha sempre come oggetto la laboratorializzazione della didattica. A questo punto i gruppi vengono qui e raccontano il loro. Comunque, abbiamo cercato di mettere insieme le idee per cercare di definire ognuno dei quattro termini. Il punto è che però avevamo pensato di mettere prima le definizioni, però viene spontaneo in effetti, nel momento in cui si è data la definizione ti vengono in mente i punti di forza e i punti di debolezza, quindi e le possibilità. Alla fine siamo arrivati appunto a metterli di seguito, per cui abbiamo finito con quattro righe invece delle tante iniziali. Comunque il succo è che abbiamo sentito comunque una connessione tra questi quattro termini, soprattutto in quanto tutti quanti questi, sia perché didattica è una parola e metodologia e il mettere in pratica determinati principi di quella didattica, comunque si vede la centralità del ragazzo, la centralità dell'alunno e lo sforzarsi per farlo agire. È quello che importa, il farlo agire e farlo, come dire, fargli elaborare da solo il proprio apprendimento, veramente. Poi ribadisco, io non so che dire se non devo leggere tutto, in effetti, però abbiamo trovato, per esempio, pensiamo al fatto che un laboratorio è un tipo soprattutto di didattica laboratoriale, faccia decisamente crescere un ragazzo, perché il fatto che poi c'è quella libertà che gli consente di ritornare indietro su ciò che ha, tra virgolette, scoperto, verificare, e tutto questo in fondo lo gratifica, ma soprattutto lo fa crescere e gli fornisce un modo di lavorare, un metodo che si formula veramente da solo, come dovrebbe essere. Onestamente non saprei cosa aggiungere. Allora, noi abbiamo subito sperimentato uno di quelli che sono, secondo noi, poi sono emersi i punti di debolezza di una didattica laboratoriale, che è quello di numero. Ne eravamo 40. Cioè, lavorare 40 su ciascuna definizione diventava praticamente quasi impossibile. Quindi cosa abbiamo fatto? Quello che è stato chiamato lo scisma, cioè ci siamo divisi autonomamente in quattro gruppi. Ogni gruppo ha fatto la sua riflessione sulle definizioni che ci sono state date. E poi ovviamente alla fine cosa c'è stato di nuovo? Il confronto dei gruppi sulle varie, e poi quello che dovrebbe succedere nella didattica di laboratorio. I ragazzi lavorano in gruppo, rielaborano, lavorano al problema e poi si confrontano prima all'interno del gruppo e poi tra gruppi, una sorta di scatola cinese, uno dentro l'altro. Più o meno cosa sono
sono emerse? Sono emerse le cose che anche altri colleghi hanno già focalizzato, cioè la centralità del ragazzo in una didattica attiva, dove il ragazzo è spinto a riflettere, a sviluppare di conseguenza, si spera, le sue competenze, cioè parte dalle sue conoscenze, quelle che vengono fornite durante l'attribuzione del lavoro che deve fare, quindi pesca delle sue conoscenze, può anche attingere utilizzando le metodologie didattiche TIC, lo guidiamo nella ricerca delle nozioni, poi usa queste nozioni per andare a risolvere il problema che gli è stato posto. Poi ciascun gruppo, una volta che ha risolto il suo problema, lo espone agli altri compagni. E questo più o meno è quello che è venuto un po' fuori dal lavoro che abbiamo fatto. Noi abbiamo già messo i nostri lavori sono già stati digitalizzati da una collega, e li metteremo, ecco, una cosa, la piattaforma cos'è? Moodle. E noi l'accesso come ce l'abbiamo? No? Così. Allora, la piattaforma è Moodle, non è ancora attiva, sta preparando la collega l'ambiente, riceverete in posta elettronica un tutorial e non ci sarà nessun problema. Comunque, al prossimo incontro dedicheremo eventualmente qualche minuto se ci fossero difficoltà particolari. Ma ragazzi, per le credenziali che arrivano direttamente da lei, perfetto, questo si fa l'accesso. E niente, solo giusto per concludere sempre appunto come punti di forza di questa didattica attiva, socializzazione, scambio di idee, sviluppo di capacità di riflessione, deduzione e argomentazione e debolezza ovviamente spesso, ecco, una debolezza, appunto debolezza che secondo noi emerge abbastanza spesso è la carenza dell'autonomia e della rielaborazione del ragazzo, cioè spesso il ragazzo è lasciato un po' a se stesso se deve rielaborare qualcosa a scarsa autonomia, quindi bisogna anche guidarlo e in questa che secondo noi comunque è una competenza importante. E le possibilità sviluppo appunto il processo di autovalutazione, perché appunto quando deve andare a valutare se l'elaborato che ha fatto risponde alle richieste fatte, è anche un processo di autovalutazione. Poi il lavoro lo mettete in piattaforma. Una volta che avrete pubblicato tutte le vostre definizioni, io proverò a estrapolare quelle che ritengo essere le linee comuni e fondamentali e vi metterò su delle definizioni che estrapolerò appunto dal vostro lavoro, chiedendovi se appunto vi ci riconoscete, vi vanno bene, eccetera, in maniera da lavorare tutti con la stessa immagine di didattica laboratoriale, didattica attiva, eccetera. Discuteremo poi questo al primo incontro. Di cosa poi che, visto quello che sta emergendo dalle vostre definizioni, vi chiederò di fare la progettazione individuando, utilizzando uno dei punti di forza e uno dei punti di debolezza che sono stati individuati, cioè cercando di usare di creare una situazione di apprendimento di didattica laboratoriale utilizzando per rispondere a uno dei problemi a cui secondo voi si può rispondere con la didattica laboratoriale, che sono i punti di forza appunto che vengono individuati, e cercando di affrontare, di risolvere attraverso la vostra progettazione uno dei punti di debolezza, il tempo, i numeri. Perché? Perché questo ci permette di riflettere insieme su questi punti di debolezza che manifestano nel cercare di fare una didattica più attiva e di cercare di trovare insieme delle possibili soluzioni. Va bene? Leggere. Allora, per non ripetere concetti che sono già stati proposti, nel nostro gruppo intanto ci siamo confrontati sul concetto di laboratorio nelle attività legate alle materie scientifiche e legate alle materie umanistiche, e siamo arrivati ad una definizione del laboratorio come un'attività, dell'attività laboratoriale come un'attività in cui sono coinvolti i sensi, il discorso della manualità, il discorso del senso per le lingue, la creatività, la collaborazione, la mancanza di spazi, di tempi, direi che è stata rilevata anche da noi.
Forse la cosa su cui abbiamo posto l'accento che non ho sentito ancora è l'aspetto della difficoltà della valutazione, anche rispetto alle aspettative della valutazione da parte dei ragazzi. Mi pare che sia emerso questa mattina l'esigenza, che peraltro riscontriamo da parte dei ragazzi, di essere valutati, e l'attività di laboratorio a volte sfuma la valutazione in relazione al discorso del gruppo e crea frustrazione o anche a volte una falsa autostima. Oltre a ciò, uno dei rischi della didattica laboratoriale potrebbe essere un po' la banalizzazione dei risultati e quindi anche la delusione delle aspettative di quella parte coinvolta nel lavoro scolastico, che è comunque la parte dei genitori, che davanti ad una didattica di laboratorio a volte ritengono che ci possa essere una diluizione dei contenuti, un'attività forse più improvvisata. Direi che questi sono i rilievi che mi sembra possano essere un po' diversi rispetto agli altri. Il nostro gruppo era un gruppo molto numeroso e abbiamo avuto addirittura problemi nel setting degli spazi, perché all'inizio non riuscivamo neanche a disporre le sedie in cerchio e poi pian piano ci siamo organizzati. Era un gruppo eterogeneo, come sia diciamo per le materie insegnate dai docenti, sia per la provenienza e le problematiche dei vari istituti. Quindi ci siamo confrontati molto su questi aspetti legati proprio alla realtà, non soltanto delle singole materie, ma soprattutto della difficoltà a gestire determinate situazioni a seconda del tipo di scuola. Molte cose sono già state dette perché siamo al penultimo gruppo. Abbiamo discusso molto sul modo di creare i gruppi di studenti all'interno dello spazio laboratoriale, cioè se il gruppo doveva essere eterogeneo oppure omogeneo, e abbiamo discusso molto sui pro e i contro di ciascuna delle due situazioni. Perché nei gruppi eterogenei occorre dare un'assegnazione precisa dei ruoli a ciascuno studente affinché tutti siano responsabilizzati, mentre nei gruppi omogenei si rischia invece un appiattimento delle potenzialità e il gruppo diventa quasi autoreferenziale. La cosa che è emersa e che noi abbiamo ritenuto più importante è che ciascuno studente, attraverso questo tipo di attività, può rendersi conto della, come posso dire, del suo processo di apprendimento e dei tempi che ha per attuarlo ogni singolo studente. Quindi questo secondo noi è sembrato il punto di forza più importante, diciamo, rispetto un po' al discorso generale, anche perché tutte queste definizioni erano correlate tra di loro. Grazie. Ci sono due, il gruppo abbastanza numeroso, si è dato una modalità operativa un po' diversa, ci siamo divisi per gruppi, ciascuno ha esaminato un aspetto e poi al termine abbiamo condiviso e implementato le osservazioni che facciamo. Più o meno intorno alle osservazioni che abbiamo visto e le definizioni più o meno si ripetono. Osservazione anche qui, didattica attiva e metodologia attiva, che differenza c'è? Che sostanzialmente nessuna, perché se la didattica è quella che utilizza le metodologie attive, allora poi a questo punto le cose si sposano. Una delle criticità che emergono, i punti di forza direi sempre gli stessi,
hanno sottolineato il fatto che questo tipo di metodologia è una metodologia adatta a qualsiasi età, quindi applicabile nell'istruzione degli adolescenti, nell'istruzione degli adulti, nella formazione degli adulti, e pertanto è estremamente importante proprio per formare la personalità e per lo sviluppo della personalità. Punto di forza è lo sviluppo anche di competenze decisionali e progettuali, perché dai giochi di ruolo che diventano parte essenziale anche della didattica attiva, eccetera, si sviluppano questo tipo di competenze e capacità analitiche decisionali. Una delle punti di debolezza che non ho sentito ancora, quindi è uscito dalla discussione, è il discorso di dilatare un po' i tempi delle azioni didattiche, e questo a discapito eventualmente del raggiungimento di alcuni obiettivi formativi che nella struttura ordinamentale odierna, pur avendo perso il programma la sua validità, perché le indicazioni sono puramente indicazioni, quindi non prospettive, di fatto prevedimento nel momento in cui ci sono le seconde prove scritte di esame. Tolto questo, direi che più o meno la grande idea è quello che è emerso nella discussione nostra, più o meno nella sua media. Io vi ringrazio del lavoro che avete fatto oggi e rimando tutti al lavoro in piattaforma, e vi pregherei anche di questo, appunto, non abbiamo tantissimi incontri in presenza, quindi nel momento in cui verranno fatte delle richieste, mandate delle sollecitazioni, sarete chiamati a un lavoro anche online, vi raccomando una certa quadra di attività proprio per cercare di tesaurizzare quanto più possibile da questa esperienza che farete insieme.